questa puntata di Race Off parte subito con un grande applauso. Con un grande applauso, perché è una puntata che noi siamo contenti di fare, siamo molto contenti di fare, è contento di farla soprattutto questo signore che la puntata che sarà tutto, ma il numero uno, abbiamo in esclusiva, arriviamo prima di tutti, il resto ormai è del firmamento del giornalismo, proprio arriviamo prima di tutti, il numero uno del momento, l'allenatore del momento. Va pur di lungo, non fermate adesso, sennò è... Massimo, il mio amico di sempre, ecco. Ci vuole poco. Chi abbiamo? Abbiamo Massimo Compagno! Grazie Massimo! Che accogliamo ovviamente con l'applauso con cui abbiamo iniziato la puntata, anche perché Massimo Compagno ci ha fatto veramente un grande regalo. Massimo e Moreno, il nostro Big Mo, sono amici da tempo e Massimo ci ha regalato il fatto di essere qua con noi questa sera, poche ore dopo, che siano poi 70, non ci interessa, poche ore dopo aver fatto quel capolavoro con Denzel Treb, il doppio capolavoro. E adesso Massimo, raccontaci un attimo, se riesci con le tue parole, l'emozione di fare questa doppietta e di vincere a Napoli come hai vinto quest'ultimo Gran Premio. Ma l'emozione è indescrivibile, non ci credo ancora adesso perché abbiamo lavorato tanto per arrivare a questi due obiettivi molto importanti, sai, con la tensione e tutte queste cose qua, e è stata la coronazione di un sogno, insomma, a Napoli. Ascoltami, posso chiederti, adesso si può, te lo aspettavi onestamente? Perché da quello che raccontava Moreno ci credevi veramente tanto, il lavoro era stato fatto in maniera egregia, quindi o avevi paura di qualche cosa? Guarda, sinceramente in cuor mio ero convinto di vincere. Sì. Ero convinto di vincere perché il cavallo aveva assorbito bene il Gran Premio precedente, aveva svolto tutti i suoi lavori perfettamente e sono andato a Napoli super mega convinto, insomma, anche perché mi fecero un'intervista, mi sembra il giorno prima, mm-hmm. e ho detto che vado a Napoli con il cavallo al 100%. Se il cavallo non era al 100% non ci sarei andato. Sì. E la sera prima mi sono sentito anche con il proprietario, che anche lui come me giustamente era teso, e ho detto: guarda, il cavallo può fare 2.26-2.000 metri con 11 un chilometro nelle gambe facili. Allora lui mi ha detto: allora vado a letto e dormo tranquillo. Più tranquillo di così. Beh, effettivamente è un messaggio abbastanza rassicurante, diciamo. Sì. Questo ce lo possiamo raccontare, no? Era peggio se dicevi: sì, sì. Ma sì, dai, siamo fiduciosi, che sono un po' quegli standard, no, rassicuranti, e poi, anche no. E poi Robby, lo sai, no? Quando lui dice una misura è quella. Quando mi disse con Lesson faccio meno di 2 minuti, fece 1.59 al debutto. Quindi, cioè, quando dice una misura è quella. Se dice faccio 2.26, lui poteva fare 2.26. Sì. È bastato 2.29, però poteva fare anche 2.26, quindi io penso che il proprietario lo conosca già e sia tranquillo, sia. Quindi dai, sei abbastanza sollevato quando ti senti dire quelle misure lì. Certo, mi permettete di fare una cosa, perché Race Off nasce per dare luce anche a tutti quelli di cui non si racconta. Allora, Massimo Compagno è già una persona che si racconta poco, anche perché nelle premiazioni non ti abbiamo visto e non ti abbiamo visto neanche in quelle precedenti, quindi sei una persona che pensa al lavoro, ce l'hai raccontato, ma lo dimostri anche con i fatti. Però io volevo fare un grande applauso, se me lo consentite, oltre che ovviamente al signor Prospero, proprietario dei cavalli e quindi di tutto il materiale che ha in scuderia, sì, che è un ottimo, sì, materiale, ma volevo fare un secondo applauso anche a tutti quelli che lavorano con te in scuderia, perché spesso ci si dimentica, si sa che ci sono, ma ci sono queste persone che si fanno un discreto mazzo, credo che si possa dire, siamo fuori fascia protetta, ed è giusto che gli venga riconosciuto un merito anche pubblicamente. Allora Massimo, ti chiedo, vogliamo ringraziare tutti quelli che ti danno una mano tutte le mattine quando ti alzi? Ma sicuramente io li ringrazio tutti i giorni e li cito sempre, perché se non ci fossero loro
non saremmo arrivati a questo risultato. Sono tutti bravi, sono tutti professionisti e hanno veramente la passione e tifano veramente per il team, perché a casa hanno guardato la corsa per televisione, dopo la corsa mi hanno chiamato subito, abbiamo festeggiato assieme, adesso ci sarà una cena, tutte queste cose qua. E poi quando sono arrivato al pomeriggio, il primo pomeriggio erano 3:30, erano la scuderia che stavano lavorando, sì, lavorando, che è una cosa molto importante, e mi hanno accolto con la gioia negli occhi, vedevi che la cosa gli faceva piacere, non era una cosa scontata o diritto, insomma. Certo. E questo mi ha fatto molto piacere, io li cito sempre perché sono dei bravi ragazzi. Certo. Ed è giusto... Senza di loro non fai niente, insomma, sì. Ecco. È giusto ricordarli perché, ripeto, il cavallo deve essere seguito. Purtroppo due occhi non bastano con il cavallo, è vero? No, il risultato l'abbiamo fatto tutti. Certo. Ognuno ha fatto il suo e siamo arrivati a questo grande risultato, insomma. Ecco, ma adesso però chiedo prima a Moreno. Allora, Moreno, ci racconti esattamente chi è Denzel Trebb, visto che a te piace anche raccontare tutte le genealogie, e dopo chiedo a Massimo una cosa che non c'è scritta nei libri. Vai, Moreno. Allora, Denzel Trebb l'abbiamo tenuto a battesimo noi, se non mi sbaglio, perché quando ha debuttato a Cesena c'eravamo, sì, la seconda corsa c'eravamo, e la terza, mi permetto, esatto, di dirlo, perdono. Esatto, e la terza corsa c'eravamo, quindi che eravamo lì a bocca aperta mentre sgambava, sì, a dire che bel cavallo, che bel cavallo. E Massimo che diceva, ma deve ancora crescere, e difatti è cresciuto di corsa in corsa, fino a fare 7/7, sì, da lì, e lì, però, quindi il cavallo è così. Allora, il papà è Nuncio, grandissimo cavallo americano. Però, che nuovo, mi sembra... però nuovo, diciamo, per i grandi palcoscenici. Nuncio non, sì, beh, è il primo prodotto di un certo livello. Sì, 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 ma deve essere anche la prima annata di monte, okay, questa qua. Okay. Quindi, ma lui è arrivato, grazie, secondo... Grazie che mi hai fatto fare una figura di... Sì, grazie, sì, grazie, sì, grazie. Sì, sì. No, ma forse la seconda, o prima o la seconda, comunque niente. No, ma non me ne ho male, vai tranquillo. Sì. Sì, è un grande cavallo che è arrivato secondo nella Bletonian dietro Trixton, mi sembra che abbia vinto anche la Litlop, mi sembra, non sono sicuro, comunque ha corso ad alto livello. La mamma, lo sappiamo tutti, Farsalo Egral, che è la mamma di Ringo Starr Trebb, sì, grande cavallo. E Massimo è anche una mezza sorella di Denzel, vero Massimo? Sì, io con Coco Chanel, che anche lei la faccio una buona cavalla. È una infatti, buona cavalla, però c'ha grossi margini di miglioramento. Difatti me lo dicevi che deve ancora crescere, una cavalla che ha esordito tardi, vero Massimo, quest'anno? Febbraio, sì, c'ha avuto, dei piccoli problemi che abbiamo risolto, adesso ci fa un po' tribolare in partenza ultimamente, però rimane sempre una gran cavalla, sì, insomma. Sì, 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 bella genealogia, Redley Express e Farsalo Egra, le genealogie buone prima o poi pagano, vero Massimo? Ma sicuramente, sicuramente, sì, poi sai, lei è una cavalla al momento un po' così, ma io ci credo tantissimo, non è perché un cavallo sbaglia 2 o 3 volte o fa 2 o 3 corse negative e cambi il mio parere, insomma. Se sì, per sì, me sì, è buona, sì, rimane sempre buona, e prima o poi riusciremo a tirar fuori il meglio di lei. Difatti me l'hai sempre detto che ci credevi molto in questa cavalla. E su Denzel invece dopo 15 giorni tu eri già convinto che fosse un cavallo di primissima, vero? Meno da quello che si parlava tempo fa. Io ho un cavallo che mi ha colpito subito già dai primi attacchi, sapeva far tutto, era bravo, e poi vedevi che era un cavallo con una camminata facile e molto veloce. E abbiamo lavorato su questo senza fare grossi lavori e lui pian piano è venuto avanti e questi sono stati i risultati. Ma lui non ha nessun tipo di problema, perché corre davanti, corre di fuori, gli sbaglia un cavallo di fianco, non fa una piega, è il cavallo perfetto, vero Massimo? Sì, è un cavallo fantastico, un cavallo che dovrebbero avere tutti, per fortuna è capitato a me. Sì. No, aspetta però, fermo un attimo. È capitato a te o lo hai scelto tu? È un po' diverso, eh? No, su questo sai che io sono una persona sincera, l'ha comprato Mauro, sì. L'ha comprato Mauro che aveva 2 o 3 giorni di vita, mi ha telefonato e mi ha detto ho comprato un bel cavallo. E io andai dai Trebb, che lui aveva già acquistato la sorella,
e andai a vedere la sorella nel paddock. In questo allevamento c'è come un po' una collinetta e c'era la mamma sopra, e gli ho detto: Mauro, ma il cavallo dov'è? È vicino alla madre. Dopo un po' si alza la madre e si alza questo puledrino tutto nero. Uh-huh. Un bel cavallino, hai capito? Ha detto: ho comprato pure il fratello, e quello là. Ho detto: guarda, è un bel puledro. E poi da lì Mauro, a 6 mesi mi sembra, l'ha portato a casa, ha finito di allevarlo lui, poi è arrivato in scuderia e da lì è incominciato tutto, insomma. Però il cavallo l'ha acquistato personalmente Mauro. No, perché io credo molto che, cioè, anche il fatto di fare delle scelte è legata a mille cose sicuramente, però è giusto ricordarlo, cioè, perché molti cavalli ti arrivano magari in scuderia, altri invece sei andato a sceglierli, altri invece magari appunto il proprietario, come ci ha raccontato, che ha scelto il cavallo. Ma secondo te quando è il momento in cui un cavallo ti comunica, da allenatore ti parlo, no, che effettivamente c'ha qualche cosa di più? Cioè, ogni cavallo ha dei tempi sicuramente diversi, ma da allenatore quali sono le cose che ti fanno ben sperare nei puledri quando li vedi? Ma guarda, io quando li vado a vedere mi faccio sempre trasportare dal colpo d'occhio, se mi colpisce qualcosa nel cavallo, e poi guardo gli appiombi, i garretti, tutte queste cose qua. Ok. E da lì parte la mia scelta, insomma. E non li ho mai comprati a 6 mesi, sinceramente. Ho incominciato a farlo insieme a Mauro, quando lui mi porta con lui a vedere determinati puledri che magari vuole qualche consiglio o qualcosa, però la verità è che li sceglie Mauro alla fine, perché lui incomincia a girare negli allevamenti quando incominciano a nascere qua e là. Poi se c'è qualche cavallo che lo colpisce mi chiama, vieni a vederlo, cosa ne pensi, tutte queste cose qua. Però Mauro c'ha fiuto, c'ha il naso lungo per i puledri. Siete una bella connection, siete una bella connection, quindi mi sembra di capire. Sì, perché lui fa finta, no, ma io non so niente qua e là, invece lo sa, gli vedi anche lui, perché andiamo a vedere, ti dice: questo qua c'ha una gamba storta, questo qui non mi piace, poi guarda le genealogie, gli studi, hai capito? Li studia, e poi magari andiamo a vedere un puledro, ne compriamo un altro, perché quando andiamo lì li guardiamo tutti: questo di chi è figlio, fammi vedere questo, fammi vedere quell'altro. Poi magari ce ne andiamo, non prendiamo niente, andiamo a vedere in un altro allevamento, poi torniamo indietro, cioè li seguiamo moltissimo e poi alla fine si decide. Però diciamo la verità, fa quasi tutto lui. Poi se c'è qualche puledro che mi piace lo prende lo stesso, certo. Ma sempre accontentato, non posso dire niente, anzi. Certo. No, sicuramente è un dato di fatto che il materiale che ti viene fornito è materiale mediamente di altissima qualità, ecco, questo lo possiamo sicuramente riconoscere. Una cosa ti chiedo, poi ridò il comando, do le briglie di nuovo al tuo amico Big Mo. C'è stato un momento nella storia di Denzel Treb in cui hai un po' tremato, hai un po' dubitato nella crescita di un cavallo? Immagino che ci sia, quando magari vedi che incominciano a crescere un po' nel posteriore, non sono più bilanciati. C'è stato un momento? Sinceramente no. Quindi... Sinceramente no, perché lui è un puledro che cresce pari. Non c'ha sbilanciamenti di crescita, cresce pari. E io, quando ancora prima di fare la qualifica, lo dissi in un'intervista che mi fecero, magari sono stato un po' presuntuoso, non voglio dire nulla, però qualificai Donadoni, e quello che mi ha intervistato mi ha detto: oh Massimo, hai qualificato un gran cavallo, ha fatto 45 gli ultimi 6, ho detto: guarda, mercoledì ne qualifico uno che è 1000 volte meglio. E lui mi disse: ma come? Sei normale? Ma come? Ha detto: questo fa 45 gli ultimi 6, mi sembra 1-1 gli ultimi 8, e tu ne hai uno di migliore. Ho detto: sì, ne ho uno di migliore. Con via Liberti, via. E quello era Denzel Treb, che poi alla qualifica prese una ruotata. Sì. E sbagliò e fece per un soffio la prova di qualifica, ma fece un minuto a chiudere. E non mi hanno chiamato per chiedermi com'era andata, hai capito? Io ho detto: questo ha sbagliato, è arrivato ultimo nella qualifica, l'ha fatta per poco, sì. E non mi hanno telefonato più, hai capito? E poi è venuto fuori Denzel Treb, ma io non ho mai dubitato del cavallo, perché il cavallo giorno per giorno cresceva sempre di più.
tu quello che gli chiedevi, certo, di fare, lui l'ha sempre fatto. Certo. Vai Moreno. Massimo, volevo chiederti una cosa: hai mai avuto, durante le 7 corse di Denver, hai mai avuto quel brivido, dici oddio, questa la perdiamo? Ad esempio, la penultima che hai fatto, il coso, il l'ANAC, no? Che come ti ho detto, c'era della gente vicino a me, ha detto, quando Dardo Zacca ha spostato, ha detto questo ha già perso, che io gli ho detto sì, ha perso del tempo. E nel momento in cui Dardo ha dato il coso, hai avuto il brivido o eri tranquillo che ripartisse? Lo sapevi che sarebbe ripartito? Io scusami Moreno, posso dire la mia così, ma io mi sono cagato addosso. Ecco. Sì, no, ma dicevano quelli di fianco, adesso ha già perso, e ho detto sì, ha perso del tempo, e difatti il cavallo è ripartito subito. Tu in quel momento cosa hai pensato, Massimo? Non ho mai dubitato del cavallo. Sì, non hai mai detto. E non ho mai avuto paura di perdere. Poi sai, possono succedere mille cose. Ma certo, però fortunatamente il cavallo ha fatto tutto il suo corso senza avere mai la febbre, la tosse, il catarro, tutte queste cose qua, per cui ho potuto sempre lavorare e sempre fare le cose fatte bene. E non ho mai avuto, non mi è mai neanche passato per l'anticamera della testa che il cavallo potesse perdere. Sì, magari prendi una ruotata, quelle cose là, ma quelle sono altre cose. A corsa regolare, io ho sempre detto, il cavallo non può perdere. Perché a Roma io gli ho detto a Cesare, non ti inventare mai di andare alla corda, mantieni la destra libera, che se anche rimani di fuori questo non ha problemi di nulla. E il cavallo l'ha dimostrato. Sì, certo. Noi siamo andati giù a Napoli il giorno prima, abbiamo guardato le previsioni del tempo, dicevano che pioveva, ho detto se piove meglio, perché la pista diventa più morbida, poi lui è abituato anche a lavorare nelle piste pesanti a casa, tutte queste cose qua, ho detto tu rimani tranquillo, l'unica cosa che devi fare, devi stare attento in partenza che qualcuno non ti danneggi, poi punta dritto e vai. Ho detto non ti preoccupare che il cavallo è pronto, e così è stato, insomma. Comunque c'è da dire che anche Cesare l'ha sempre guidato bene, non l'ha mai sfruttato, non ha mai cercato il numero, non è di quei guidatori che magari per farsi vedere, per farsi notare, strapassa il cavallo, gli fa fare più di quello che deve fare, ha sempre fatto il minimo indispensabile per vincere. Il cavallo poteva andare molto più forte sia mercoledì, sia l'ultima volta con l'ANAC, lui ha sempre fatto il minimo, quello bisogna dargliene atto, lui l'ha sempre guidato proprio rispettandolo, proprio si vede che ci tiene quel cavallo, vero Massimo? Io l'ho sempre detto che è un binomio vincente, e il cavallo si fida di lui e lui si fida del cavallo, per cui questa è una gran cosa, perché trovare, non voglio parlare male di nessuno, ma no, trovare un guidatore che crede nel cavallo, sei a cavallo, hai capito? Sei a cavallo, perché tante volte ci salgono sopra, tu gli dici pronto a fare 2.26, ti guardano come dire, esatto, ma che cavolo stai dicendo? Esatto, è un discorso che abbiamo già fatto tante volte, io e te in privato, queste cose qua, difatti, è vero. E invece lui... quando gli dico una cosa ci crede, ho visto questo, lo vedo veramente con fiducia, sì. Questi qua secondo me puoi mandarli sulla luna, hai capito, insieme. Sì. né uno né l'altro non hanno paura di nessuno. Sì, vanno proprio a viso aperto, poi l'ha dimostrato anche a Napoli, perché io ho sempre dato merito a Cesare che è bravo e lo guida egregiamente, io non cambierei mai, cioè il guidatore. Perché anche a Napoli su prende il primo attacco, poi lascia che il cavallo si sfoghi un po', poi lo riprende in mano e poi lo lascia andare. Se c'è un altro vince di 300 metri, magari fa 12-2000 metri o 13-2000 metri, ma hai capito? Lui ha sempre vinto rispettando il cavallo ai minimi giri. Sì,
Sì, e questo per me è tanto, è veramente di tanto, fatti. Perché riuscire a trovare quel feeling che tu dici, guarda, io ho i brividi, perché una delle cose che rende secondo me unico questo sport è il fatto che il binomio è qualche cosa che va al di là della tecnica, c'è qualche cosa che va oltre la capacità di guidare, c'è qualche cosa che tu devi sentire anche a livello, passami il termine, affettivo, sei d'accordo? Ma sicuramente. Io in queste cose qua ci credo, ci ho sempre creduto, perché il guidatore deve credere nel cavallo e nell'allenatore. Se non crede in uno dei due è un bicchiere che si rompe. Sì. È molto molto importante secondo il mio punto di vista. Ascolta Massimo, io faccio una proposta a te, ma sono sicuro che è una buona idea, me lo dico da solo, no? Perché è una puntata ovviamente dedicata a Massimo Compagno, in quanto trainer di questo cavallo che sta facendo, onestamente, si sta aprendo un orizzonte che sembra veramente bello, fermiamoci qua, no? Ed stiamo raccontando un po' la sua storia, che è una storia che magari può essere una storia che riporta Massimo Compagno anche a, speriamo per te, a quegli scenari che tu avevi già assaggiato. L'abbiamo raccontato nella prima puntata, nella prima volta che sei venuto a Race Off, ricordiamo i must con cui avevi già incominciato ad assaporare il successo in Gran Premio Portale. Lo ricordiamo ancora una volta velocemente, il primo Gran Premio? Ma il primo Gran Premio mi sembra che sia stato proprio con l'Enzo Mast a Torino. Sì. Che persi sul palo e quello lì mi ha bruciato tantissimo. Sì. però e sei stato protagonista, al di là del fatto che poi nei cavalli si vince, si perde magari di un millimetro, però la prestazione e il palcoscenico rimane, questa è una mia convinzione, poi dopo purtroppo negli annali rimangono chi vince. Però ecco, tu avevi già assaporato un po' certi palcoscenici, poi dopo per mille vicissitudini hai avuto tanti anche proprietari che ti hanno dato fiducia, ma magari fino a un certo punto, me lo passi? Sì, ma sicuramente, hai capito? Perché poi purtroppo quando le cose vanno male la prima cosa che fanno ti tolgono il cavallo, hai capito? E magari tu lo stai preparando, lo stai curando, tutte queste cose qua, e nel momento buono te lo portano via, i tuoi frutti li raccolgono altre persone, ma questo è normale, succede. Certo, un po' certo, tutti, è una dinamica abbastanza comune, certo. Lo so, io ad oggi ho la fortuna di avere Mauro che crede in me, mi dà fiducia, mi compra dei cavalli buoni, perché devo essere sincero, cioè questo qua è tutto grazie a lui. Certo. Che io ringrazio sempre, e mi mette a disposizione ogni anno una ventina di puledri di prima qualità, e adesso ha comprato Papozze, che è una struttura che a me piaceva, la conosco benissimo, la stiamo ristrutturando, stiamo facendo tante cose buone e i risultati si vedono. E sai, avere un proprietario così alle spalle che ti dà fiducia e credi in te, ti fa dormire anche un po' più tranquillo, hai capito? Che poi tu non dormi tranquillo, certo, perché c'hai sempre il pensiero dei cavalli, devi sempre, certo, dimostrare, perché nella vita niente è scontato, tu il giorno che dai per scontata una cosa, il giorno dopo l'hai persa. Certo. Assolutamente, questa è la partenza, cioè non è che hai vinto due gruppi, uno sei arrivato, sei partito, questa è la partenza, quindi da qui in avanti bisogna fare meglio. E non è mica facile, che non è mica facile. No, assolutamente no, hai capito, sì, perché alla notte non dormi, inutile. Sì, sì, non sono tanti gli allenatori che vincono due gruppi, uno in un anno, non in 20 giorni, in un anno. Quindi, sai... Però parliamo dell'altro materiale che hai. No, aspetta un attimo, Morre, perché sì? mi sono lanciato in questo discorso, sì, ma perché volevo fare due piccoli tributi a Massimo e a Denzel, sì, Trapp, e a Mauro Prospero, ovviamente, a tutta la scuderia. Sì. Allora, volevo, sì, ascoltare insieme a voi la prima corsa di Denzel a Cesena, dove, sì, tu hai detto che c'eravamo. Ci ascoltiamo, sì, quella lì, e poi ci ascoltiamo l'ultima, no? Tra un po'. Dopo parliamo di altro, che è un po', sì, come fare dettare, sì, i ritmi, sì, visto che siamo in contesto di questa crescita che c'è stata il cavallo. Ricordo solo, allora, che Denzel Trebb vince questa corsa il 10 di luglio a Cesena, sì, guidato, sì, come abbiamo detto, a Cesena Ferranti, sì, con il tempo al chilometro di 1,5
e 20, visto che adesso sembra che se fai 1.13 al debutto sei fico, e io non la penso così, poi magari no. Un cavallo lo vendi meglio, però magari è meglio fargli fare 1.20 e poi sì. Che arrivi a fare 13.8 e quando basta serve vincere. Ecco. Basta vincere. Quindi io adesso ascoltiamo assieme questa corsa e poi dopo riprendiamo il discorso e ci racconta Massimo che cosa c'ha a disposizione anche per il domani. Ascoltiamo assieme. Cavalli entrano in dirittura, l'autostart va per lasciarli, si ritraggono quelli con i numeri un po' più alti e si parte con la velocità da parte di Demetra Rock che contiene Diabel, la quale sembra volersi accodare seconda la corda mentre galoppa Douglas e K. Avanza invece all'esterno Denzel Treb in quarta numero posizione, 3, rimane al momento Drink, sì. Demetra Rock in vantaggio, cerca di completare i primi 200 metri di corsa, la leader all'avanguardia con VP dell'Annunziata che la tiene un attimo su di giri, si era un po' deconcentrata la cavalla sulla curva, 16.3 i primi 200 metri, all'esterno è Denzel Treb, lungo la corda c'è invece Diabel, poi ancora Drink, sì, a chiudere il plotoncino in quarta posizione. I primi 400 vengono percorsi in 32.3 da parte di Demetra Rock che guida nei confronti di Denzel Treb al largo e di Diabel lungo i birilli alla retroguardia, Drink, sì. Non succede nulla se non che Denzel Treb cerca gradualmente di portarsi ad apparigliare completamente Demetra Rock dopo 600 metri passati in 49.3. Si viaggia piano sul piede dell'1.22, anche abbondante. Davanti alle tribune Demetra Rock è in vantaggio, Denzel Treb al suo esterno, poi Diabel che viene coperta da Drink, sì, che sposta al largo e va a fare la seconda pariglia. 800 metri passati in 1.57, si continua molto molto piano con Demetra in vantaggio, Denzel a destra, poi Diabel e Drink, sì. E le due coppie vanno così a completare il primo chilometro con Demetra Rock che prova ad accelerare all'avanguardia. 1.22.3 il primo chilometro, Demetra Rock in vantaggio, ora accelera con decisione anche perché anche Denzel Treb vuole provare ad andare addosso alla battistrada, Diabel sempre bene lungo la corda, Drink sì che ha perso qualcosa nel parziale, la dritta opposta di tribune è passata in 15 da Demetra Rock che è in vantaggio, Denzel Treb che attacca al largo, poi Diabel che è ancora lì alla corda, non ha per ora fatto nulla e ha tanto da spendere, poi ancora Drink sì, l'ultima curva con Demetra Rock che si difende da Denzel Treb che continua a attaccare al largo, 15.4 la curva, Demetra in vantaggio, Denzel che attacca al largo, Diabel che è chiusa e prova ad andare in open stretch, sta passando Denzel Treb nei confronti di Demetra Rock, non gradisce il passaggio interno di Diabel, Denzel Treb che conclude il debutto vincente nei confronti di Demetra Rock. 14.9 a chiudere, non ha mosso un mignolo Cesare Ferranti, il cavallo proprio è andato via di suo, è impressionante a rivederlo, è impressionante. Cosa ti ricordi, Massimo? Ma una grande emozione perché ha dimostrato quello che aveva fatto, diciamo, in qualifica e tutte le mie speranze riposte su di lui e la fiducia che ho nel cavallo. È stato bellissimo, difatti io me le rivedo sempre quando ho tempo queste sette corse. Sette perle, queste sono sette perle, non sette corse. Le perle sono le nostre, adesso sì, sono vabbè, contento però, che ha vinto sì, Massimo, però, le perle sono nostre. Già ci dicono che facciamo le supposte, noi facciamo le perle di Race Off. E le perle me le tengo, scusami Massimo, ma il tuo amico adesso è ogni tanto straborda, no? Ecco. No, stavi chiedendo a Massimo che cosa ci vuoi raccontare del domani anche, già? Sì, gli altri cavalli, che qualcosa in paddock, poi parliamo dei prossimi, il prossimo Denzel Treb, quelle cose lì. Quanti cavalli hai adesso, Massimo? Ma e in io? Tutto sono 25 cavalli. 20 già però. Poi però ti dico una cosa che penso che faccia piacere anche a te, è tornato Bongiovi Scuderia. Grande, bello, grande, bello, grande, bello, lo bello. Sai, è il cavallo del cuore, Bongiovi, è il cavallo del cuore. Adesso lo stai preparando o gli dai un po' di riposo? No, il cavallo adesso c'aveva dei piccoli problemi che con il dottor Orsi, che mi segue come fossi un figlio per lui, perché devo dire anche questo, un grande grazie anche al dottor Sergio Orsi, che viene ogni 15 giorni da me, mi sistema i cavalli e tutte queste cose qua. Adesso gli abbiamo fatto
Sì, gran signore, gran... Sì, 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 sì. È grande, sì, sì, sì. Ecco. Sì, 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 è sì, un sì, grande, sì, sì. Poi è grande in tutto quello che fa e come persona, insomma. Sì, e adesso sì, lo sì. stiamo sistemando e Bon Jovi farà minimo 2 mesi di paddock e poi lo prepareremo per l'estate. Chi? Sì, che non ho capito, Bon Jovi o Orsi fa 2 mesi di paddock? Non ho capito. Entrambi. 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 E invece Massimo Compagno mi sembra di capire che non fa mai il paddock. No, no, no. No, io sono... sono staccano vista, poi io sono maniaco del lavoro, cosa vuoi, se io alla domenica devo andare a vedere i cavalli, ho tutte le mie fisse, le mie cose. Ma, Massimo, purtroppo... e poi dobbiamo andare a fare la Meric con Bon Jovi. E poi dobbiamo andare via. Oh, mi raccomando Massimo, ecco. Le mani sempre nei posti adeguati, eh. Lo sa che non porto sfighe, io non porto sfighe, ecco. Ce la metterò tutta, ecco, è una richiesta questa, non è una previsione, questa è una richiesta, quindi ecco, le previsioni è un altro discorso, questa è una richiesta. Però sì, esatto. Sì, sì. Oh, sì. No, ma noi abbiamo sempre i piedi per terra, però guardiamo sì, il cielo. Sì, 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 però bravo, esatto, guardiamo bello, il cielo. Bravo, ecco, bello, ecco. bello, giusto. Ecco. Questo dovrebbe essere, sembra facile a dirlo, però 2 piedi belli belli piantati, però senza guardare a livello, no, si guarda su, no, perché, si guarda su, sì. Sennò il sogno. No, perché vogliamo ricordarci che Bon Jovi l'ha fatto, Massimo l'ha fatto, Cruzeiros che ha vinto a tempo di record, se non mi sbaglio, lo sfollamento del derby, 1-11-6 Massimo, vero? Sì, sì, ma Bon Jovi, scusa, Cruzeiros è un altro cavallo del cuore, che adesso sì. Anche lui sta facendo un periodo di riposo, lui, Crystal RL, perché sono due cavalli che ci credo tantissimo. Sì. Col passaggio d'età dovrebbero migliorare. Ma sicuramente, io li ho fermati apposta, lo dissi ancora prima, del Mangelli, che era l'ultima corsa dell'anno che faceva il cavallo, poi io lo mettevo a riposo, potevo andare a correre anche in Francia, all'estero, che c'aveva delle corse, però ho detto di no, perché io sono sempre per il bene dei cavalli e tu quello che perdi oggi lo recuperi domani, forse domani cioè puoi fare anche cose molto più grandi di quelle che potresti fare adesso. E io li rispetto e i cavalli mi hanno sempre dato ragione alla fine. Io penso che l'anno prossimo Cruzeiros e Crystal faranno una grandissima annata. Per me Cruzeiros è un super cavallo, un cavallo l'ha dimostrato 1000 volte, un cavallo che fa 11-6 a girar di fuori dopo 5 mesi che non corre, rientra a Roma, fa 12-6 in mezzo alla pista. Sì. Questo è un caterpillar, hai capito? Sì. Un cavallo che sì. devi dargli il tempo di maturare, ma per me è un mostro di cavallo. Quindi non ha problemi di passaggio, di meccanica, è proprio un problema caratteriale quello di Cruzeiros. Sono cose che dice la gente, il cavallo non ha problemi di meccanica, non ha nessun tipo di problema. Lui l'unica cosa che ha è la partenza, perché lui a partire volebbe strafare, e nel suo strafare a volte confonde, sbaglia. Si confonde, sì. Hai capito? Però certo. Un giorno che lui sarà maturato fisicamente e mentalmente, sarà un cavallo che sa anche partire, perché lui non è che non sappia partire, perché se tu sei andati 1000 volte a lavorarlo all'ippodromo dietro alla macchina, è un cavallo che fa 14, però la devi prendere in una determinata maniera come la vuole lui. Quando sei in corsa non è una cosa che puoi fare, perché magari la macchina stacca un po' più veloce, un po' più lenta quando lui vorrebbe andare, e in quel momento là lui si arrabbia, confonde l'azione e sbaglia. Però è un gran cavallo, è un gran cavallo. Ma che sofferenza è avere un cavallo con delle grandi, ma questo vale per tutti, perché penso, e che non riesce a metterlo in pista. Vi ricordate quella pubblicità di Ronaldo che diceva che comunque tu puoi avere, però ci vogliono anche la pubblicità, era di quella nota casa di pneumatici, no? Che bisogna poi metterlo a terra tutto il tuo potenziale. Quando hai degli aerei e vedi che non prendono il trotto, ma che rabbia è, Massimo? Sì, però per me è una rabbia relativa, hai capito? Perché prima o poi arrivo dove voglio arrivare, hai capito? Ci vuole solo il tempo e purtroppo non c'hai l'orologio del tempo, devi solo aspettare e avere pazienza.
e non distruggere il cavallo per incorrere un qualcosa che oggi non puoi avere. Per me sono sante parole. Domanda pratica: cos'è che noti in un cavallo, che cos'è che osservi più che noti, che ti fa pensare che è il momento di metterlo un attimo in paddock a riposare? C'è qualche dettaglio magari comune? Facciamo questo scoop. Cosa guarda Massimo, allora, compagno, per capire se un cavallo è stanco? Ma io di solito non è che li metto in paddock perché sono stanchi, io li metto in paddock perché finiscano di crescere, o per dargli anche un periodo di riposo, perché anche Denver Treble potrebbe correre tra 20 giorni. Okay. Però è venuto il momento di staccare la spina e dargli il dovuto riposo. Lui ha già fatto tanto. Sì. E poi per cui tu gli dai... Ma magari sì, all'estero magari avrebbe... Hai capito, però... È giusto dargli un periodo di riposo. Crosseiros aveva programma, Crystal RL aveva programma, però è arrivato il momento di dargli un po' di riposo, che certo, si ricaricano anche loro le batterie. Tu non puoi sempre spremere questi cavalli e poi alla fine, quando staccano la spina loro, è finita la musica. Tu non devi aspettare. Quando un cavallo dice basta, ha detto basta, tu lo devi fermare prima che lui sia stanco. E anche nei lavori, nella mia mentalità, io voglio che un cavallo, quando va in pista, sia felice di lavorare e sia felice di correre. Non deve arrivare alla corsa stremato perché tu l'hai ammazzato di lavoro. Ecco, io vorrei dire una cosa, e queste parole di Massimo Compagno, che ovviamente sono non condivisibili di più, e parlo da appassionato, da persona normale, ecco, devo dire la verità, e questo è un messaggio che mando a chi ci ascolta, che non è uno dentro al nostro mondo, al nostro pianeta, così lo voglio definire. Il fatto del rispetto del cavallo è un minimo comune denominatore molto diffuso, non da tutti ovviamente, no? Ma io vedo che soprattutto gli allenatori di un certo livello a questa cosa ci guardano molto. Questo perché sembra, visto da fuori, visto da chi si giudica male spesso perché non conosce, è il fatto che il cavallo venga sfruttato fino al... No, ho piacere che tu, Massimo, hai detto questa cosa, ma mi permetto di dire che i bravi allenatori questa cosa la fanno tutti, sei d'accordo? Sì, sì, sicuramente, hai capito. Poi ognuno il cavallo lo gestisce come meglio crede, ecco. Tanti magari corrono un po' di più, un po' di meno, tutte queste cose qua. Io cerco di fargli un programma, e se anche stecca qualche corsa non è che lo faccio correre il giorno dopo. Certo. Se un cavallo sbaglia oggi, corre lo stesso tra 15 giorni o 20 giorni. Certo. Perché il viaggio, il lavoro per fare quella corsa là, anche se lui quel giorno là l'ha buttata alle ortiche, ma ha sempre lavorato per arrivare là, e anche lui ha accumulato uno stress. Certo. Certo. Farlo correre dopo 3 giorni perché un cavallo sbaglia, secondo me è sbagliatissimo. Moreno, vai mo a fondo di vedere di che nuovi puledri sta già preparando il tuo amico. Esatto, esatto. Parliamo un po' di puledri, Massimo. Hai già qualcosa? Hai già intravisto qualcosa? È un po' presto. Ma però... guarda, c'ho un bel lotto di puledri che ad oggi si muovono tutti bene, ce ne sono 4 o 5 che già fanno vedere qualcosa in più, però è ancora un po' presto, io comincio a lavorarli piste permettendo tra un mese, ma ce ne sono di interessanti, di bene, molto interessanti. Molto bene, quindi ci prepariamo al botto anche il prossimo anno con i puledri. Ma speriamo bene, insomma, stiamo lavorando per questo. Certo. A livello di genealogia, qual è quella che ti incuriosisce di più delle nuove cose? C'è qualche cosa di particolare o niente? Ma sai, io inizialmente non guardo mai, diciamo, poi quando incominci a lavorargli, questo è figlio di questo sì, è figlio di quell'altro, perché per me sono tutti uguali. Sì. E ho voluto 2 figli di Nadal Sheba e Mauro mi ha accontentato, perché secondo me questi sono cavalli molto potenti se trovi il cavallo che c'ha la testa, perché sono un po' bisbetici, se trovi quelli un po' bisbetici fai fatica. Sì. Se trovi qualcuno che è un po' più bravo, diciamo, di testa, sono cavalli molto ma molto veloci che sanno far tutto. Certo. E di quelli ne ho 2. Poi c'ho un Fabulous Wood che va molto bene, c'ho un SJ Carriar che va anche quello là molto bene, poi c'ho una figlia di Bold Vigor
che anche quella lì è una bella cavalla grande, strutturata, è un po' molto molto particolare, c'ha un caratteraccio, se vogliamo proprio dirla tutta. Come il padre. Però, sì, sì, sì. Sono dei cavalli che ti fanno tribolare, ma non poco, tanto, Però quando scende in pista è la cavalla più brava del mondo e c'è un trotto che è fantastico. E poi c'ho il fratello di Babo Leffe che va bene, c'ho un figlio di Marajà bellissimo che anche quello lì si muove molto ma molto bene. Sono contento, insomma, un bel lotto di puledri. Beh, insomma, sì, è anche cose diverse, quindi hai modo anche sì, di... Sì, sì. Ma sei d'accordo sul fatto che comunque i segni distintivi del papà nei cavalli poi ritrovi? Cioè il cavallo che ha un papà un po' focoso spesso li ritrovi o non è così? Sì, sì, lo ritrovi, lo ritrovi. Lo ritrovi, eh? Purtroppo lo ritrovi. Lo ritrovi, sì. Però comunque, conoscendoli, sai, avendo la fortuna... di domarne tanti tutti gli anni, di genealogie diverse, tutte queste cose qua, è tutto un bagaglio di esperienza per i cavalli che vengono dopo, insomma. Certo. Anche perché poi io ti dirò che non dico mai, ma quel cavallo là una volta gli ho messo quei ferri o quella briglia è andato bene, perché ogni cavallo è a sé, io non faccio mai quelle valutazioni là. Certo. C'è la tua esperienza, ma ovviamente con il massimo dell'elasticità necessaria. Ecco, se così, sì, perché sennò li ferri tutti alla stessa maniera, li metti tutti quanti. Però è più facile, scusami, tutte le cose fatte un tumo uguale, più facile, si perde meno tempo. Ma il nostro lavoro non è facile, devi lavorare tantissimo, e poi quando c'è una scuderia così devi lavorare e basta, testa basta. Tante volte mi dicono: ma c'hai un brutto carattere, non parli qua e là. Io quando lavoro sono concentrato nel mio lavoro, se mi metto a chiacchierare o a perdere tempo tolgo del tempo ai miei cavalli, e questo non è giusto, perché io lavoro per loro, insomma sono loro che poi vanno in pista e mi danno delle grandi soddisfazioni, e io devo comportarmi da professionista nei loro confronti. Io il telefono non ce l'ho mai appresso, io non parlo al telefono, magari c'è un cavallo che sta aspettando di uscire e lo lascio attaccato oppure a filetto 5-10 minuti perché devo parlare al telefono, no? Prima il cavallo, certo. E poi il telefono. Uff, sei proprio un po' particolare, su questa cosa qui invece vedo che c'è il telefono un po' la fa da padrone, quindi anche questa è una cosa che permettimi, per me è molto importante. No, perché per dirti... vince il cavallo dopo il palo, mi chiama Mauro, io gli rispondo al telefono, dice: ma non vai mica in premiazione? Ho detto: no Mauro, non vado in premiazione. Ho detto: adesso io vado in scuderia a lavare il cavallo. Ha fatto tre uscite sotto vento e pioggia, io faccio un chilometro per andare in premiazione sotto vento e pioggia, magari il cavallo mi si ammala che è tutto sudato. Ho detto: io il mio l'ho già fatto, adesso mi devo dedicare al cavallo. Che belle cose. No, io scusami, ma sono belle cose. Non è una cosa che condividono tutti. No, ma infatti io la penso così. Certo, io mi prometto di dire, mi piace ascoltarle, poi non è un giudizio. Ognuno poi magari ha un bravissimo uomo di scuderia che fa quello che deve fare, quindi per carità non giudico, ma tu sei proprio attaccato al singolo animale, quindi lo vivi come un rapporto personale. Credo che la differenza è quella, si sente da come parla. Ecco, questo Moreno, dico bene o dico male? Sì, no, difatti domenica mi hanno telefonato subito dopo l'arrivo: complimenti, c'è Massimo là in premiazione. Ho detto: non ci credo neanche se lo vedo. Proprio così ho detto: no, guarda, non neanche se lo vedo, Massimo in premiazione, sono sicuro che ti sei sbagliato. E difatti vedi, quando ho detto che non ci credo neanche se lo vedo, anche io, quindi lo conosco bene Massimo, so benissimo. Quindi la mia amicizia nei suoi, per quello, perché conosco il suo valore, hai capito? Ecco, adesso però scusami, gli faccio una domanda un po' da fetente, posso Massimo, mi perdoni? Certo. Allora, sì. Tu questa cosa che dici è per me molto bella, perché vuol dire che tu comunque
sei affezionato ai tuoi cavalli, cosa che, ripeto, io credo che sia una cosa che contraddistingue la maggior parte delle persone che lavorano nei cavalli, gli si vuole bene. Il fatto che tu comunque li voglia seguire anche senza andare in permissione, così, c'è una forma anche un po' di gelosia? Oppure nel senso che dici, no, so meglio io di voi tutti come lo devo gestire? Scusami, la domanda fettente l'ho dichiarata prima, No, perché guarda, io, per dirti, la mattina quando prepariamo i cavalli per uscire mi dicono che cavallo vuoi, è lo stesso. Cioè, perché, per dirti, Denzer Treble lo lavora Nicola Castaldi, cioè, no, io non ho nessuna gelosia, l'importante è che le cose vengano fatte bene. Quando non vado io all'ippodromo ma vanno loro, vanno, io so che come ci andassi io, hai capito? Certo. Cioè, se loro passeggiano il cavallo io lavo il sulchi, oppure tante volte mi dicono no, passeggia te che lo laviamo noi il sulchi, perché se lo lavo io non sono capace. Cioè, per me è la stessa cosa, per me non cambia niente. Poi mi dicono parole perché i finimenti non vogliono che li lavi io, perché dicono che io li lavo male e loro li lavano meglio di me. Allora ho detto, io scopo la scuderia. Cioè, a me non me ne frega niente. Adesso sti bastardi, però alla mattina che fa freddo mi mandano a me in pista, hai capito? Me li preparano tutti pronti e dicono no, vai te. Ma dico, ma noi che sono capaci anch'io di fare i box. No, ma intanto vai te, non ti preoccupare, che per noi è lo stesso, hai capito? Ma poi c'è questa sintonia, questa cosa che è molto bella. Io guido il van perché così magari loro si riposano, che a me, cioè, non mi dà fastidio. Però anche loro, e fermati, guarda il finestrino, guarda la cosa, piove, fa freddo, mettili una coperta, sono più maniaci di me a volte. E, per cui non, cioè, per me possono andare. Anche Nicola, gli ho detto vieni giù a Napoli, ho detto no, ma chi è che sta a casa, che attacca i puledri, che queste cose qua? Vabbè, ho detto stai a casa te, fai quello che vuoi, io vado via. Però domenica che corre la Coco Chanel, mi ha già detto vado io a Milano, ho detto guarda, non c'è nessun problema, insomma. Quindi no, anche dal modo in cui hai risposto sei credibile, c'è effettivamente un grande clima di fiducia reciproca, molto bello, molto e poi, bello. E poi ti posso, e poi sono io qua, cioè io mi ricordo che allora quando davo io, lui mi preparava i cavalli, li attaccavo io, li portavo fuori, io li portavo, quindi non era geloso di me, che puoi immaginarsi, è geloso dei suoi collaboratori che sono un po' meglio di me, un po', non tantissimo, hai capito? Ma dai che in fondo eri bravo, dai, sì, se lo puoi dire, dai, sono fai modesto sì, anche sì, te. Sì, dai. Sì, facevano tutto da soli, facevano, io ero bravo, sicuro, ero bravo. No, perché noi... No, noi, ma sono tutti... noi sono tutti bravi, o massima... Ho massima fiducia. Tu pensi che io ho un ragazzo che mi fa i box e tutte le mattine mi dà resoconto, questo non ha mangiato, questo ha mangiato poco, questo di più, questo è stanco, hai capito? E vedi che hanno la passione, tutte queste cose qua, quando tu gli insegni qualcosa loro la recepiscono e poi la mettono in pratica, e questo è molto bello, vedi che ci tengono, per cui io sono tranquillo, dormo tranquillo. Ecco, come si fa, Massimo, a trovare, perché uno dei problemi che ha l'Ippica, secondo me, adesso e soprattutto in prospettiva, è quello di trovare comunque anche la mano d'opera, perché ovviamente non siamo un mondo, dal punto di vista lavorativo, particolarmente attraente in questo momento. E, quali sono, secondo te, le doti più importanti per essere persona adatta a lavorare in scuderia? Devi avere la passione. È un lavoro che tu devi avere la passione, se non hai la passione non puoi fare questo lavoro qua, e purtroppo è un lavoro che non vuole fare più nessuno, e non, cioè, non capisco il motivo, perché sei all'aria aperta, le soddisfazioni ce l'hai, è una cosa che a me è strana. Tu pensi che a volte anche noi siamo rimasti un po' in difficoltà con il personale, e i miei ragazzi dicono se dobbiamo prendere uno che non ha passione, che non è bravo, facciamo noi. E non si mettono, non vogliono neanche una persona che non ha passione, hai capito come? Certo. E che la passione, secondo me, viene, il problema è che non siamo attraenti, perché guarda, vi racconto questo, stavo parlando con dei ragazzi giovani, 17, 18, 19 anni, e che si erano incuriositi per quello che stiamo facendo con Race Off, no? Perché racconto anch'io con passione, come, grazie anche a Moreno, no? Il mondo delle corse al trotto, e mi chiedevano, e la domanda partiva per esempio dal fatto, ma esistono ancora i cavalli che corrono negli ippodromi? Questo per dire che molte volte abbiamo perso proprio il contatto con il mondo reale, no? E uno di questi fa, ma se uno vuole andare a lavorare come fa?
Cioè che adesso partiamo proprio dall'ABC, no? E dico guarda che va in scuderia e comincia a vedere i cavalli, poi, perché è un mondo dove assorbi l'esperienza, no? L'insegnamento non c'è un libro, ma lo assorbi e devi ascoltare chi ti insegna. E quando appunto, come tu mi dici, dicevo, bisogna andare lì e vedere se ti entra dentro, ecco, questo crea distacco, perché sembra in questo momento una cosa lontana, forse 30 anni fa non era così. Cosa dici, Moreno? Sì, sì, era così, era vero, diverso. Adesso molti vogliono imparare subito. E questo è un lavoro troppo lungo da imparare. Pensi che non c'è neanche un computer o un tablet da usare? Pensa, esatto, a te. Esatto. Sai, sul computer, sul tablet salta fuori tutto. Invece lì bisogna che assorbi piano piano, e poi devi assorbire da tante persone, da tanta gente. Hai capito? Il tutto subito, adesso vogliamo il tutto subito, hai capito? Cioè, non c'è un investimento per il futuro adesso. Quindi dico bene, Massimo? Ma dici bene, sì, ma poi sai qual è stata, secondo il mio punto di vista, anche la rovina principale, ma non solo dell'ippica, anche di altri lavori. Una volta c'era il garzone, c'era il ragazzino che veniva là a vedere, ti dava una mano, poi se c'aveva passione rimaneva o se no andava da un'altra parte. Adesso tu, se c'hai un ragazzo in scuderia, c'è una bomba, perché ti fanno un controllo, dicono che quello non può fare così, e cioè non si può avvicinare nessuno. Uno che entra dal cancello deve essere in regola, deve avere questo, ma questo è venuto a vedere se gli piace il lavoro, non è venuto a lavorare. Io mi ho cominciato, che avevo 8 anni, ad andare in scuderia. Sì. Mettevo le fasce, toglievo le fasce, mi facevano fare i box, pulivo i finimenti. E nessuno ti diceva niente. Poi pian piano, se eri un ragazzetto bravo, trovavi la scuderia che ti assumeva, ti metteva in regola, facevi la tua strada, il tuo percorso. Adesso non è più possibile. No, è vero. Sfruttamento di lavoro minorile, tutte quelle cose lì. Sì, sfruttamento del lavoro minorile, hai capito? Tutte ste minchiate, e hanno fatto perdere la passione a tante persone, a tanti ragazzi. Tra un po' non ci sarà un idraulico, non ci sarà un muratore, ma loro non hanno capito che tra 50 anni il muratore prenderà di più dell'ingegnere, perché ci saranno due muratori, dicono voglio a casa, ingegneri. Voglio 3 milioni di euro, voglio 3 milioni di euro per farti la casa, se no te la fai te. E quindi sono costretti a dargli 3 milioni di euro, perché non c'è nessuno che fa la casa, per cui il muratore diventerà ingegnere e l'ingegnere diventerà muratore. C'è il muratore, è vero. Sì. Ascolta Massimo, io adesso ti volevo chiedere se hai gli ultimi 5 minuti, ovviamente poi ti liberiamo. Sì, vai tranquillo. Perché ti volevo coinvolgere cambiamo un attimo discorso e poi dopo andiamo a rifesteggiare Denzel, appunto riascoltandoci questa galoppata, anzi no, galoppata è il termine più sbagliato che potevo utilizzare, questa trottata trionfale di Napoli nel premio Varenne. E beh, tra l'altro vince il premio Varenne, scusami, diciamo, cioè, va poi bene così. No, volevo invece coinvolgerti nella presentazione della seconda tappa di avvicinamento al Grand Prix d'Amérique, visto che Big Moti ha chiesto di vincerlo anche, quindi incomincia a abituare. Ah, non di partecipare, no, di vincerlo addirittura. Se ti ha detto di partecipare, lui ha già detto che è lì che bisogna arrivare, no? Allora, col partecipare, poi dobbiamo vincerlo, ecco. Una volta che lo vede partente, dice se l'hai dato partente devi vincere. Esatto. Sì. Cosa vai lì per guardare? No, assolutamente. Allora, domenica a Vincennes alle 15:15 c'è il Prix de Bourbonnais e adesso leggo il campo velocemente, poi dopo ci raccontiamo due cose di questo campo partenti. Rebella Matters, io le leggo come mi hanno insegnato qua a Bologna, oppure Rebella Matters, non lo so, ditelo voi, con Christophe Martens allenato da Basir, con 2 Frisbee Dam con Goop, 3 Express Jet con la 4 Fakir du Loraul e Loraul. Come si dice, Massimo, in francese Loraul? Certo,
ho la stessa cultura tua francese, per cui va bene quello che dici. E lei, Big Boss, signor Loro. Fakir de Loro. Fakir de Loro. Beh, vedi che lui ne sa. Sì, sì. Cinque. Ma Moreno è stato sì, cinque Violetto Jet, questo è facile, roba di casa questo nostra. Questo è facile. Questo sei è facile. Detroit Castellets, 7 Diable de Vauvert, 8 Chica de Jude, 9 Étoile de Bruyère, 10 Etonante, 11 Feeling Cash, 12 Carat Williams, 13 Zakon Joe, guidato da Jean-Michel Bazier, ovviamente, che è anche allenatore del cavallo, 14 Delier du Pomereux, 15 Davison Dupont, guidato da Nicolas Bazier, 16 Billy Billy con Abrivar, 16 FaceTime Bourbon, ovviamente con Raffin. E Massimo, cosa mi racconti? Cosa vuoi che ti racconti? Che l'ultimo cavallo che hai detto è un extraterrestre. Dici, è un cavallo, ascoltami, che... scusami lo scherzo, ma c'è ancora un po' di vantaggio lui su Denzel? Non tanto. Sì. E Moreno, ti aspettavo al varco, lo sapevo. No, scusa, Massimo, sii onesto, dai. L'onestà è quella, okay. È un altro pianeta, insomma. Poi noi abbiamo il vantaggio che siamo più giovani, hai capito? Esatto. Abbiamo il cavallo più giovane, per cui il futuro è nostro, è più lungo, e magari gli arriveremo vicino o passeremo oltre a quello che ha fatto lui. Però ad oggi è un cavallo atomico, cioè non c'è un aggettivo per definire la sua potenza, insomma. Però posso dire una cosa, un po' si assomigliano come modo di fare, come atteggiamento verso la corsa, FaceTime Bourbon e Denzel si assomigliano. Due cavalli che sembrano freddi. Sì, sembra anche lui un cavallo freddo, un cavallo d'utile che sa fare tutto, e quando tu gli dici di andare, questo va, sembra un cavallo con le marce, insomma. Non ha paura, poi è un cavallo che battaglia in quelle piste là, e poi è andato a correre dappertutto, ha vinto dappertutto in qualsiasi schema, piove, neve, fango, cioè non l'ha fermato niente fino ad oggi, capito? Per cui è un campione vero. E degli altri che ti ho nominato, chi dici che può giocarsi le sue carte in questa tappa di avvicinamento che serve per qualificarsi? Ma contro di lui, cioè c'è lui, poi gli altri, sai, sono più o meno tutti quanti nello stesso piano, bisogna vedere come gli viene, come la, viene corsa. La corsa. Sì. Come viene, ti la piacciono corsa, le corse perché... francesi? Sì, mi piacciono le corse, a me piacciono tutte le corse, perché io guardo quelle francesi, quelle americane, quelle svedesi, quando ho un po' di tempo guardo un po' tutto e cerco di imparare anche da loro. E... però sono belle, sono affascinanti. Poi io sono stato a Vincennes, là la pista è bellissima, anche se ti dirò che domenica ho parlato con l'uomo di Allaire, uh-huh, e mi ha detto che è diventata una delusione anche Parigi, non c'è più pubblico, ha detto, perché giocano tutti quanti sì, da casa con questi maledetti telefoni al caldo, saranno a casa al caldo o al bar, hai capito? Non vanno più in tribuna, ha detto desolazione completa. Lo sai che diceva la stessa cosa Dennis Masetti, l'editore, sì, del Trotto, tempo, sì, fa, che l'abbiamo incontrato a Bologna, il nostro amico che ha fatto anche lui una trasmissione di Resolve con noi, e diceva la stessa cosa, diceva che effettivamente adesso a Vincennes c'è pochissima gente, ce lo diceva un paio di mesi fa, ce lo diceva. Proprio anche, sì, sei l'ennesimo che ci racconta, sì, questa cosa. Sì, quindi... sì. A me me l'ha raccontato domenica l'uomo di Filippo e mi ha detto così, ho detto ma no, ho detto io sono stato un paio d'anni fa, sì, ha detto nei grandi eventi come, sì, la Merit così, ma nelle giornate normali, sai che loro hanno il gruppo 3, il gruppo 2, queste cose qua, sì, ha detto la tribuna è vuota, ha detto tra un po' dovremmo portare, ha detto, la moglie e il figlio qua là per fare un po' di pubblico, perché non c'è nessuno, giocano tutti quanti online.
Sì, ma infatti il giocatore secondo me diventerà sempre meno protagonista dell'ippodromo come struttura. O si riportano, che credo che sia l'obiettivo veramente, le famiglie con delle proposte anche diverse, o se no giocare a casa è più comodo, si sta al caldo, come dici tu, poi lascia stare che non c'è paragone. Andare in parterre, litigare con gli amici dopo ogni corsa è bello. Litigare oppure divertirsi, facciamoci un po' di pubblicità, Moreno. Sì, quando per esempio noi, sì, all'Arco Veggio ci sono due cretini tipo, esatto, il sottoscritto e Big Mo, sì, che fanno vedere le corse degli anni 90 anni fa, sì, e sì, proviamo a ricordarci chi vince e quelli che erano i protagonisti di 30 anni fa, ci ricordiamo, sì, ancora, esatto, Luciano Becchicchi e sì, tanti altri come loro. Comunque, sì, torniamo un attimo alla corsa al Bourbonnais, Moreno, poi dopo torniamo a Denzel e salutiamo Massimo. Sì. Allora, io sarei curioso di vedere Basir, l'amico di Massimo, su Zaconzò, se lo presenta stavolta, lo guida lui, l'ha annunciato in ordine, sicuramente ha ragione Massimo, per stare in Bourbon fa un altro lavoro, però per la piazza sono curioso di vedere Zaconzò sui 2850, perché mi sembrano molti 2850. Però se Basir lo presenta stavolta, ha detto che è in ordine, perché l'altra volta l'ha presentato e l'aveva detto che era, sì, una presa che non avrebbe corso praticamente, stavolta invece lo fa in ordine, quindi ho quella curiosità lì, ho solo quella curiosità lì. Secondo poi Massimo, Zaccongiò un cavallo che gli fa i 2800 metri? Sai, io l'ho visto sempre correre molto bene in pista piccola, quelle piste là secondo me non è che le gradisca tanto, però sai, da un grande allenatore, se l'ha accettato in scuderia vuol dire che ci crede, ci corre sopra lui, per cui è un motivo in più, diamogli fiducia insomma, ecco. Certo. Però la distanza è lunga, lui qua l'ho visto al miglio, nel miglio era un cavallo imbattibile insomma, qui da noi lì la vedo molto dura insomma, però. E degli altri cavalli, Moreno, chi mettiamo come candidati? Delia du Pomerò, Devison du Ponte, Tonante, Guderi Pré, tutti sono i soliti. Beh, Guderi Pré però non c'è. Ah, non c'è Dugude, allora hanno ritirato. Io ho visto i patenti, c'era Massimo, anche però digli qualcosa anche te, per cortesia, voi siete amici, digli che non può venire in trasmissione e dire quello che gli passa per la testa. Ho visto stamattina su Guide che c'era Guderi Pré, che aveva il 6 o il 7. Allora, 6 c'è Detroit Castellet, il 7 Diable Duvo Verte, l'8 Cicche di Jude. Va bene. Sì, comunque, allora l'hanno ritirato. Allora, io avevo quelli partenti vecchi, avevo. Ecco. Vabbè, noi facciamo anche il tifo per Violetto Jet, che sta correndo sì, spesso bene, sempre sì, lì vicino sì, ai primi sì, e siamo curiosi di vedere Tonant dopo sì, l'ultimo secondo posto con Anthony Barriere, se comunque ripete la prestazione. Questi sono i cavalli, ma siamo tutti in attesa di rivedere, speriamo ovviamente, un altro spettacolo di FaceTime Bourbon, questo cavallo veramente incredibile. Torniamo appunto invece a noi, torniamo a riascoltarci per poi andare ai saluti, l'ultimo capolavoro di Denzel Trebb, quello che poi ci ha consentito e ci ha dato la possibilità di avere qua ospite Massimo. Quindi riascoltiamoci la vittoria di Denzel al premio Varenne, ex premio MIPAF, di mercoledì 8 dicembre. In errore Drake Wind. Stacco della macchina con dilettevole nappa che emerge e scende alla corda prima di gettarsi di galoppo, lascia decimo meridio alle prese con Denzel Trebb che sfila spesa zero, di galoppo anche distillato. Per linee esterne Dardo Zacca, tabellone distillato. Completamento della prima piegata con Denzel Trebb in vantaggio nei confronti di decimo meridio GPD, all'esterno Dardo Zac, quindi Dante Fass, più indietro Diabolic Nap precede Daiki per linee esterne a lato di Daniele Jet. 29, appena abbondanti i 400 metri iniziali, si scava il posto alla corda Dardo Zac quando si è all'altezza dei 600 passati in 43 e mezzo.
Denzel Treb leader con un paio di lunghezze di margine nei confronti di Dardo Zac. In terza posizione, decimo meridio GPD, precede Dante Fass, gruppo sgranato dal ritmo imposto dal battistrada, l'unico a navigare per linee esterne è sempre Daiki. Passaggio davanti alle tribune con Denzel Treb libero di fare i propri comodi da un punto di vista cronometrico. Il chilometro iniziale va via però in uno svelto 1.14.7, due lunghezze abbondanti nei confronti di Dardo Zac. Poi decimo meridio GPD, ancora Dante Fass, la mossa in terza corsia a parte di Danger B quando si è a 800 metri dalla conclusione. In vantaggio Denzel Treb quando si torna in fronte, il parziale a parte di Danger B che va a lato di decimo meridio GPD e affianca anche Dardo Zac, le sue mosse seguite da Diabolic Nap, 31-2 dal palo sino a metà retta di fronte. Denzel Treb è in vantaggio nei confronti di Danger B che insieme a Diabolic Nap va a riprendere contatto col battistrada al completamento del miglio in 2 minuti e 5 decimi. Denzel Treb è in vantaggio nei confronti Danger B, in terza posizione Dardo Zac, poi Diabolic Nap e decimo meridio GPD, la retta arrivo con Denzel Treb che ha un paio di lunghezze di margine nei confronti di Danger B, ancora Dardo Zac, Denzel Treb che tiene fede al pronostico e al ruolo di numero uno della generazione. Denzel Treb, non c'è Danger più tempo, Massimo. No, non c'è più tempo. Ed è capitata ieri, dai, di cosa ti sto a raccontare? Sì, l'ho vista 10 volte, figurati. Allora, domanda che abbiamo fatto per salutarci. Anche qui non hai mai avuto paura? No, sinceramente no. La pista però era veramente pesante. Guarda che a rivederla è tutta lucida, mamma mia. Sì, sì, guarda, tutto quello che vuoi, ma io non ho mai dubitato che potesse perdere. E di questo noi, niente, siamo certi. Io, Massimo, ti ringrazio infinitamente di essere stato con noi. E cosa ti devo dire? Anzi, tutti i ringraziamenti li faccio fare a Moreno. A te la parola. Io ti ringrazio, Massimo, per l'anteprima di tutto quanto, e poi noi tanto ci sentiamo vedi, sempre. Vedi, quindi, che vuol farlo pesare, tanto io lo conosco, io sono fortunato. Sì. No, ma poi hai capito, detta così sembra, invece io e Moreno ci conosciamo da 30 anni, esatto. Per cui... è la cosa bella che mi veramente fa, sì, mi fa tanto piacere per voi, perché vi conoscete dalla vita e avete un rapporto che riuscite a parlarvi anche nei momenti, come ci ha raccontato nella puntata dell'altra volta, anche nei momenti meno belli comunque è un rapporto che va avanti. Esatto. Allora, ancora tanti complimenti a Massimo Compagno su Denzel Treb, complimenti a Massimo Prospero, a Cesare Ferranti, a tutti quelli della scuderia di Massimo Compagno. Lo ringraziamo davvero per essere stato con noi. Ringrazio Big Mo ancora una volta al fianco di questo bellissimo podcast, sì, Race Off, e in bocca al lupo a Massimo per tutto quello che verrà. Grazie il lupo e grazie a voi. Ciao a tutti e buona serata. Ciao a tutti, ciao, grazie Massimo, grazie.